Verissimo, Filippo Nardi perdona il padre, l'appello a Maria. Mi candido come coach di Amici di Maria De Filippi, perdono mio padre, ecco cosa ha dichiarato il fireman ai microfoni di Verissimo. In data 17 marzo 2018, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, che ha visto l'ormai ex naufrago, cancelletto Filippo Nardi, aprirsi ai microfoni del talk show condotto dall'elegante Silvia Toffanin. Ecco cosa ha dichiarato il fireman ed ex teffino. Perdono mio padre, mi auguro che mio figlio mi insegni a diventare un buon padre, l'intervista di Filippo Nardi. Nel corso della nuova puntata di Verissimo, andata in onda questo sabato pomeriggio su Canale 5, tra gli ospiti in studio, è apparso il bello e dannato ex naufrago del cancelletto Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi, nato a Londra 49 anni fa, da padre toscano e madre inglese, il quale ha avuto modo di aprirsi sulla sua ultima esperienza televisiva e non solo. Ho realizzato che le persone non possono cambiare. Sta a me fare pace con questa sensazione dentro, di perdonare prima la persona e perdonare me stesso, perché a 9 anni mi sono sentito colpevole dell'assenza improvvisa di mio padre. Quando mi hanno chiesto cosa volessi dall'isola, sapevo cosa volevo lasciare io all'isola. Io sono responsabile dei miei sentimenti, non bisogna aspettare che siano gli altri a fare dei passi. Io sono andato per questo all'isola, per liberarmi, ha dichiarato visibilmente emozionato il fascinoso naufrago ed ex teffino, rimasto nella casa del Grande Fratello per soli 13 giorni, dagli occhi blu mare. In Honduras, sono riuscito a perdonare mio padre, gli ho perdonato di non essermi stato accanto, fin da bambino, e di non essere stato il mio modello, ha aggiunto Filippo detto il fireman, per essere riuscito ad accendere il fuoco sull'isola dei Peor, aiutando così i suoi compagni d'avventura. Nel corso della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto dall'elegante Silvia Toffanin, il naufrago dal cuore ribelle è stato protagonista di una lettera indirizzata a suo padre, contenente il seguente messaggio: dopo 40 anni, sai cosa ti dico? Ti perdono. Ti perdono per tutte le volte che ti avrei voluto vicino, ti perdono per non avermi fatto da guida e da modello nella mia adolescenza. Ti perdono per non essere il nonno che Zach si merita. Penso che con le parole tutto può risolversi, papà ti perdono. Il fascinoso Filippo è in procinto di festeggiare il compimento dei suoi 50 anni, da sognatore incallito, mi candido per il ruolo di coach di canto in lingua inglese, questo è il mio appello ad Amici di Cancelletto Maria De Filippi, ha così inoltrato Filippo Nardi la sua candidatura al talent show di Canale 5. Sono riuscito a trasformare le mie paure in forza, questo è il messaggio rilasciato da Filippo, che ha emozionato in particolar modo il pubblico di Canale 5 nonché popolo del web. Per ricevere le principali news di TV e gossip, basta continuare a seguirci sul portale web ufficiale di Blasting News Italia.